Ma adesso sport e salute è fondamentale per il nostro organismo e quando riusciamo comunque a fare sport, ci divertiamo e facciamo anche prevenzione, eccoci qua. E in più dovremmo anche, scusate, giocare a tennis e ballare. Questa è una nuova disciplina. Allora, professor Meneschincheri, 14 sì. anni, 14 anni in cui si fa prevenzione e possono venire direttamente tutti a vedere, diciamo, persone dello spettacolo, della televisione, giornalismo. Qua è difficile, ragazzi, perché devo giocare, ballare e parlare. Professor Meneschincheri, benvenuto. Benvenuto, benvenuto. Come va trovato? Benissimo, peggio in forma, migliorato, migliorato. Devo dire che vuol dire che ti alleni, che mi ti alleno, stai allenando, alleno, poi nel ballo, poi soprattutto. Allora, abbiamo detto 14 anni, eccolo qui, Tennis and Friends, appuntamento anche quest'anno a Roma. Sì, esatto, a Roma, ci troviamo in questo weekend, dove ci saranno per il primo anno tutte le strutture sanitarie del Lazio, saranno a disposizione oltre 500 del staff sanitario per eseguire screening gratuiti su oltre 54 specialistiche diverse, cioè un raduno, un festival della salute, un raduno al Foro Italico dove abbiamo allestito un villaggio, un ospedale vero e proprio, dove tutti i medici, i medici delle strutture sanitarie del Lazio, coordinate da Salute Lazio, da LASL Roma 1, questo è importante dirlo, sotto questo coordinamento eseguiranno i screening gratuiti con ingresso libero. Che bella questa cosa, ricordiamolo. E mi piace anche sottolineare che i risultati ottenuti sono veramente incredibili in questi 14 anni, perché poi questo weekend abbiamo detto Roma, ma vi siete spostati, state coprendo un po' tutta l'Italia e grazie a queste giornate, a questi giorni di prevenzione, molte persone, ricordiamolo, hanno avuto anche la fortuna di poter scoprire determinate malattie in anticipo e poi poterle curare. Ma assolutamente sì. È fondamentale, questo è un progetto nato, come hai detto, 14 anni fa, è proprio per attirare la gente, e non aver paura di eseguire quei check-up, che poi alla fine una diagnosi precoce ti salva la vita. Basta pensare che il 50% delle malattie oncologiche potrebbero essere evitate se fatta una prevenzione adeguata e costante. Ma quello che è fondamentale è che il Foro Italico si trasforma in un'area sanitaria con un villaggio dello sport per attirare e per promuovere i corretti stili di vita, dove tutte le federazioni scenderanno in campo, un villaggio della salute che abbiamo detto con 70 strutture sanitarie del Lazio, del Piemonte pure, e che saranno presenti per visitare gratuitamente, tutto volontariamente. Quindi io vengo ad esempio con il mio piccolo, vengo lì, esatto. E cioè, mi ricordo che c'era tipo l'aereo dell'aeronautica militare, c'erano i sommozzatori della polizia, c'era i vigili del fuoco, c'era l'esercito, i carabinieri, c'era veramente chiunque, loro stanno lì, giocano, si divertono e nel frattempo io papà o mamma o nonno possiamo fare comunque la visita. Esatto, perché poi c'è, proprio per attirare la gente, per far passare due giornate tranquille, nello stesso tempo dare la possibilità alla gente di fare quelle visite gratuite, e ci sono anche un villaggio molto bello delle Forze Armate, inoltre Guardia di Finanza e Polizia, dove sia medici che visitano da una parte, ma dall'altra parte tutte le attrazioni, dall'elicottero ai simulatori, ai campioni dello sport che si cimentano e fanno attività sportiva insieme ai ragazzi che vengono e anche agli adulti. Quindi è una situazione assolutamente che abbassa l'ansia e che la persona più facilmente riesce a fare quello screening. Questo sì, anche perché spesso non andiamo in modo, anzi come parlava prima, come diceva Daniela, con il sorriso in questo caso dal dottore. Allora, la RAI manderà proprio un documentario fatto da RAI Documentari su Tennis and Friends, domenica su Rai 2 alle 19. Domenica su Rai 2 alle 19, un docufilm fatto dalla RAI, prodotto dalla RAI, dove praticamente narra la storia dei primi 14 anni, dove far vedere praticamente i pazienti che sono stati salvati grazie a Tennis and Friends, quindi le testimonianze di pazienti, nello stesso tempo voi personaggi che siete vi cimentate nel tennis, negli altri sport, nel torneo celebrity, da Fiorello a Paolo, te, Max Giusti, tanti, diciamo che personaggi. Mancava il ballo, da quest'anno ci sarà anche il ballo. No, giochi a tennis e ballando. Calcolando che non so fare nessuna delle due cose bene, andiamo esatto. Bene. Allora, però siete voi la parte importante di comunicazione, perché non solo quelli che saranno al Foro Italico potranno
sottoporsi ai controlli, ma l'importante è anche attraverso i giornali, i media, comunicare quanto sia importante la prevenzione. E grazie alla vostra comunicazione e a tutto lo staff sanitario, è un gioco di squadra composto dal Ministero della Salute, dal Ministero dello Sport, dalle regioni. Mi hai detto prima che siamo andati in altre regioni, siamo andati in Piemonte, in Campania, prossimo anno per i 15 anni andremo in 8 regioni nazionali e c'è un piccolo sogno che siamo stati attenzionati di esportare il progetto in America. Bello. Allora vi seguiremo anche lì. Allora mi raccomando, non perdete l'appuntamento, quindi chi può, non solo da Roma ma da tutta Italia, sabato e domenica al Tennis and Friends al Foro Italico. Dalle 10 alle 19. E poi domenica ovviamente non perdete l'appuntamento con il docufilm alle 19 su Rai 2. Grazie professor Meneschincheri. Grazie, ci vediamo sabato. Ci vediamo sabato mattina.